Sono qui per rappresentare la Sicilia e allo stesso tempo la Confederazione Nazionale. Questo è un progetto nato in Confederazione, come diceva bene Massimo, è un'idea del coordinamento campano, ma è stato un progetto sposato da tutta la Confederazione. Nasce un'icona realizzata da un maestro ed è stata presentata il 3 giugno a Pompei ed è iniziato un percorso che seguirà tutte le regioni d'Italia. Già ha fatto il giro in tutta la Campania, la Calabria, e l'8 ottobre, molti di voi erano presenti a Gran Michele, è stata consegnata al sottoscritto. Da lì è iniziato questo percorso regionale, dalla diocesi di Caltagirone, è stata diocesi di Piazza Armerina, diocesi di Nicosia e via via da Nicosia andrà ad Agrigento e attraverserà tutte le 18 diocesi di Sicilia fino al 3 dicembre, dove si concluderà questo cammino, questa processione a Monreale, al Duomo di Monreale, che poi è la patria praticamente di Monsignor Sua Eccellenza Bennisi, che in questo momento è il rappresentante nazionale delle Confraternite d'Italia. E a fine della celebrazione verrà consegnata una preghiera che leggeremo tutti i confrati ed è una prassi che stiamo seguendo in questo progetto di tutti assieme, che stiamo camminando tutti assieme verso il Giubileo 2025. Qual è la speranza? Che a maggio del 2025, così come eravate presenti tantissimi a Gran Michele, la speranza che tutti possiamo essere presenti dal Papa. Questo era l'obiettivo che ci siamo posti come Confederazione, come coordinamento, e io ringrazio tutti per la presenza, siete tantissimi, siete numerosissimi, e un grazie di cuore. Io in questo momento rappresento la Sicilia, ma rappresento la Confederazione, e porto i saluti anche sia del Presidente Nazionale e anche del Presidente Onorario Antonetti, che in questo momento è il rappresentante dell'organizzazione del Giubileo 2025. Porto un suo messaggio, qualcuno di voi lo conosce abbastanza bene, il messaggio è quello di essere tutti presenti e di essere principalmente presenti a Roma. Grazie di nuovo, una buona serata a tutti.